Sia lodato Gesù Cristo. Partiamo dalla fine. Non chi dice Signore, Signore entrerà nella luce, ma chi fa la volontà del Padre mio che dice. Vi supplico, questo dovete accoglierlo pienamente. Non chi dice Signore, Signore, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Questo è entrare nel regno dei cieli. Ora è un disastro. Questa è sempre stata la tentazione, ma oggi che avete quello strumento infernale e stupido che è lo smartphone, il telefonino, pensate di fare le cose scrivendole lì. Buttatelo via. A me non mandatemi messaggi, per favore, perché il volto non è sostituito da un messaggio. Ma questo è devastante, voi capite? Questo che ci crea, più che i nostri vecchi, una mentalità spaventosa, che noi, voglio bene, capisco, e dov'è? Ho bisogno che mi aiuti a zappare quel pezzo di terra. Mi aiuti? Sì o no? Non puoi messaggiare, sono con te. O ci sei o non ci sei. Perdonatemi questo scadere in basso, ma se non vi dico questo, sono un prete che mangia il pane a tradimento. Questo è il disastro, perché voi pensate di fare tutto scrivendo. No. Poi c'è tutto il capitolo di tutti i peccati, miei e vostri, che non riusciamo a far tutto, non osiamo fare quello che dobbiamo fare. Ma questi sono i peccati vecchi di una volta, che continuano in noi, ma oggi ci sono i nuovi. Buttate via per favore lo sbaglio. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre. E su questo non bisogna smetterla di perdere tempo, La grande domanda è: ti sei confessato? Hai fatto bene la comunione? Partiamo da questa domanda. Chi fa la volontà del Padre mio? Sicuramente la volontà certa di Dio è confessarsi e fare la comunione. Non stare in peccato mortale. Sono concreto, Se no, parlavo dei falsi profeti, e tutti dicevano: chi sarà? Sono quelli in Vaticano, sono quelli in Curia, sono quelli nel mondo. No, sono i politici. No, tocca a noi. Quando noi insegniamo a fare le cose virtualmente, non realmente, anche a quelli in casa nostra, siamo falsi profeti, falsi. Torniamo alla concretezza, non chi dice Signore, Signore, ma colui che fa la volontà del Padre mio. E attenti, quando dice il Signore, non chi dice Signore, Signore, non è contro la preghiera. Fare la volontà del Padre mio inizia dal pregare tanto. Allora, uno deve essere molto concreto. Dice: hai pregato la mattina, hai pregato la sera? Sì. Cosa? Quanti? Prendi un cronometro, misura quanto ci hai passato col Signore, 30 secondi, 20, magari con una mano facevi già altro. Figlioli, non si prega. Quando uno concretamente prega, impara a fare concretamente il bene che Dio chiede, tutto il bene che Dio chiede, secondo le 14 opere di misericordia, 7 corporali e 7 spirituali. Andate a riprendere, per favore, guardatele tutte. Questa è la volontà di Dio. No, chi non fa le opere di misericordia non è nella volontà di Dio. Non chi dice Signore, Signore, perché guardate che certa preghiera è Signore, Signore. No, preghiera
lo ripeto, alzarsi prima e pregare. Io sono sempre sconvolto quando dopo 25 anni di presenza mi perdonino quelli di qua, non lo devo dire, trovo ancora gente che alle 7 del mattino pensa sia impossibile venire a messa. E quando ci volete andare a messa? Quando avete mangiato e bevuto? Madonna, sabato mattina, niente, non cambia. Il problema è che io ho predicato da 25 anni, non è cambiato niente, niente, è peggiorato. 25 anni. Sono un falso profeta, sono un povero peccatore, ma non penso un falso profeta, perché non vi ho mai detto le cose che vi facevano piacere. E mi sembra che nel Vangelo si dica che il falso profeta invece dice le cose che fanno piacere. Sono agnelli, no, oh, come sono contento, come oh, vado avanti così. Oggi si vuole una chiesa fatta di persone così. Il profeta, chi erano i profeti? Andate a vedere l'Antico Testamento, erano quelli che li detestavano, e il re lo voleva ammazzare. Andava lì e diceva: hai perso la battaglia, e perché hai fatto questo? Pensate, uno aveva già perso, c'erano i morti, andava pure a dire: hai fatto così e ti è arrivato questo. Questo è il profeta, eh? Avete peccato, è arrivata la malattia. Avete peccato, avete fatto gli accordi con gli egiziani e avete perso la battaglia e il regno. Quindi, oltre al dolore, sembrava che il profeta andasse a dare. Dava così fastidio il profeta che li hanno ammazzati. Quando Gesù parla dei profeti, parla di questi qui. Questi sono i veri profeti. Perché? Perché davano fastidio. Perché dicevano le cose vere. Allora io mi domando, credetemi che pensando a questa messa ho fatto una lunga considerazione per quanto mi riguarda, ma chiedo a voi di fare lo stesso questa considerazione, di fare questa domanda: ma tu accetti il profeta? O appena ti tocca il nervo scoperto vai a cercare qualcun altro che ti consoli? Che fiducia avete nel prete che ogni tanto vi richiama? Quando è cambiato qualche cosa dopo il richiamo del prete? Perché io lo so che le prediche severe, come papà, un po' duro è però, però cambia niente, allora avete ragione voi, non vale la pena fare. Vogliamo almeno al sabato mattina essere all'altare della Madonna per onorarla? O diciamo alla Madonna: oh Madonna mia, come dire Signore, Signore, però all'altare non ci sei andato. Chi fa la volontà? Signore misericordia, misericordia, ti sei confessato, è passata Pasqua da un bel pezzo. Chi credi di essere che non ti confessa? Chi credi di essere? Capite? Chi fa la volontà? C'è quella persona che ha bisogno. E allora? La porti nel cuore o ci sei? Tenti, hai bisogno, l'hai chiesto l'aiuto? Anche questo fa parte del fare la volontà. No, troppo superbi per chiedere aiuto. E tante volte noi preti dobbiamo immaginare, dovremmo vedere come in un film mentale le persone che hanno bisogno. Mi ricordo i primi anni, non mi dicevano quando uno andava in ospedale, come faccio a sapere? Ma noi non facciamo pettegolezze, pettegolate su chi è in ospedale, non sul resto. Quante volte. Hai bisogno dei sacramenti? Chiedili, per favore. O il prete è uno zerbino che deve mendicare più portati il Signore dei Signori? Chiedilo! Parente che hai un parente, che hai un familiare malato, chiama per tempo il prete per confessare e comunicare.
O il prete deve girare come un cane randagio fuori di casa per vedere se li aprono. Scendiamo dal pero tutti quanti, figlioli. Dobbiamo fare la volontà di Dio. Fare. Guardate, il problema, poter andare avanti ora, il problema è tutto qui, che noi a parole pensiamo di farlo, ma in effetti lo facciamo poco la volontà di Dio. Soffri per quelli di casa tua, ma l'hai sgridato una volta? Hai minacciato per salvare la loro fede? Che ne hai fatto dei tuoi figli? O li lasci nel peccato mortale? È inutile. Se tuo figlio è un po' lasciato nel peccato mortale, devi fare il diavolo a quattro, brutta l'espressione, il pazzo, ma devi farlo, altrimenti non credi che sia nel peccato. Questa è la verità. Se tuo figlio è nel peccato mortale, dici: pregherò per lui. Se ti prende 1.000 euro, fai il matto. Allora, che cosa è più importante, i 1.000 euro che ti ha preso o quel terreno che non vuoi dare, o che sia nel peccato mortale va richiamato? Fai la volontà di Dio, falla, non passare, non lasciar passare i giorni prima che sia troppo tardi. Sono un povero tepino di prete, mi perdonate, ma ho cercato di fare il profeta applicandolo subito. Sono solo i preti che devono fare i profeti? No, i laici non devono predicare, questo ve lo dico, anche quelli che predicano su internet, schiacciati, uomini, donne, oggi c'è un sacco di donne che fanno le papesse. Le donne non devono predicare, gli uomini non devono predicare. Predica il prete che è consacrato. Ma come si fa il profeta? Facendo in modo che la casa si converta, parlando ai figli, ai genitori, ai fratelli, alle sorelle, insistendo, così si è profeta, non dicendo quello che vogliono sentire, ma quello che è vero. Questo dovete farlo voi. Sarebbe assurdo ascoltare tutte le apparizioni, vere o false che siano, ci sono quelle vere e ci sono quelle non vere, della Madonna, tutti i discorsi che ha fatto, lei che è la profetessa, e indica la strada, tornate a Dio, se non tornate a Dio, e poi non fare lo stesso lavoro a casa nostra. Che senso ha girare i santuari del mondo e poi non fare la volontà di Dio? Non farla. Mi raccomando, partiamo dalle cose più concrete. Ognuno di noi avrà una cosa concreta da muovere. Io ho le mie da muovere, voi avete le vostre. Partiamo dalla quella più grave. Muoviamo il macigno. Facciamo la volontà di Dio. Facciamola. Se non sarà così, avremo annullato. Se ci siamo confessati, si annulla la confessione che abbiamo fatto. Se facciamo la comunione, non serve a niente. Anzi, perché confessione e comunione servono per fare la volontà di Dio, non servono per essere benedetti. Servono per fare la volontà di Dio. Voi immaginate, uno si confessa, fa la comunione per fare la volontà di Dio e dopo non la fa. Che grazia ha portato quella comunione? Niente. Ha portato una disgrazia. Si dice disgrazia per questo, il contrario. Hai mangiato il pane della condanna. Domandiamo di essere così umili da accettare i profeti quando si pongono di fronte. Pregate per i sacerdoti, non solo per noi due, per tutti i sacerdoti, perché abbiano il coraggio della profezia. Oggi vuol dire essere cacciati via da paese in paese. Perché se un parroco prende seriamente in questione i peccati mortali presenti, quelli ufficiali, non quelli nascosti,
deve andarsene. Se dice tutto quello che deve dire, deve andarsene. E anche tra i devoti c'è chi non sopporta. Sono tanti devoti che non sopportano il richiamo. Ripeto, domandiamo la grazia di accettare la profezia su di noi. Che la Madonna ci custodisca, ci renda intelligenti, ci ottenga la bontà del cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.